Ciao a tutti, come far accadere ciò che desideri? Questo è un tema anche qua di cui ho molte, molte richieste, per cui cerco di affrontarlo nel migliore dei modi per poter dare, come dire, dei consigli operativi alle persone che possono utilizzare, insomma, da subito. Allora, intanto dobbiamo tenere presente un concetto fondamentale, che ciò che desideri esiste già. Esiste già perlomeno allo stato potenziale. Questo è il concetto di fondo, il punto di partenza. E questo punto di partenza va assimilato interiormente, cioè deve essere un seme che penetra dentro la tua parte emotiva. Saluto Irma, saluto Ors, mi sembra, Paola, eccetera, eccetera. Quindi ciò che tu desideri, lo stato, diciamo, che vuoi vivere, che vuoi sperimentare, perché poi tutto si concretizza in una sensazione. Se noi ci pensiamo bene, se voi ci pensate bene, tutto quello che ci capita, sia all'esterno sia all'interno, si traduce poi sempre in una sensazione proprio recettiva, cioè collegata con se stessi. Ciao, saluto tutte le persone, Maria, Valentina, Massimo, eccetera, eccetera. Si traduce sempre in una sensazione proprio accettiva, cioè in qualcosa che sentiamo, che percepiamo dentro di noi. Spesso non è neanche facile, diciamo, definire da un punto di vista sensoriale che cosa proviamo, ma alla fine si traduce il tutto o in una sensazione di benessere, cioè ci sentiamo bene e non sappiamo però esattamente quali sono i meccanismi, le leve che ci fanno stare bene, però sentiamo una sensazione di piacere, di benessere, oppure ci sentiamo male, cioè sentiamo una sensazione di malessere. Anche qua spesso non riusciamo a, diciamo, a decodificarla. Alcune persone spesso sentono un vuoto nello stomaco, altre come se avessero una pressione nello stomaco, altre persone sentono nausea, altre persone un groppone in gola, però si traduce sempre spesso in qualcosa di cinestesico, talvolta anche in qualcosa di visivo, per cui passano delle immagini, però sono immagini subliminali. E il discorso delle immagini subliminali o delle sensazioni subliminali è importante. Se tu sono stati fatti degli esperimenti con il tachistoscopio, cioè un apparecchio che manda immagini molto velocemente, in modo tale che l'occhio umano non riesce a percepirlo, e sono state fatte vedere su sfondi neutri. In realtà le persone percepivano delle immagini neutre, però venivano fatte passare molto velocemente, in modo tale che l'occhio umano non riuscisse a percepirle, delle immagini sensibili per certe persone. Ad esempio, che ne so, a persone che hanno vissuto, per fare un esempio, campi di concentramento, venivano fatte passare immagini di campi di concentramento. Persone che amavano molto gli animali venivano fatte passare immagini di torture su animali, per fare un esempio. E queste immagini venivano fatte passare molto rapidamente, in modo tale, col tachistoscopio, in modo tale che l'occhio non potesse percepirle, e la persona non sapeva quello che vedeva di fatto, quindi erano immagini subliminali al di sotto del soglio di coscienza, eppure queste generavano uno stato d'animo di malessere. Per cui spesso le immagini che noi viviamo nella nostra mente non riusciamo a decodificarle, sono talmente veloci, per cui alla fine quello che sentiamo è uno stato di malessere. Saluto anche Rita che mi fa un complimento, la ringrazio. Ecco, quindi alla fine ciò che ci accade, fondamentalmente, che accade sia dentro di noi, che accade sia fuori di noi, ci dà delle sensazioni o di piacere, benessere, o di dispiacere, rammarico, forti dispiaceri, malessere, oppure diciamo che sono questioni neutre, insomma, fondamentalmente che non alterano minimamente la nostra percezione, insomma. Qualcuno mi dice bloccato, si blocca, bloccato. Qua a me dà che funziona, non so perché risulta bloccato, vedete un po' voi, di nuovo bloccato. Provate un attimino, qua, boh, ok, qui funziona bene, funziona. A me dà, diciamo, che funziona correttamente, quindi
Di solito quando si blocca, quando c'è qualche problema di connessione, me lo dice, insomma. Ok, e quindi, insomma, quindi se noi vogliamo migliorare, l'obiettivo quale deve essere nella nostra vita fondamentalmente? Quello, deve essere quello di stare bene fondamentalmente, di provare delle sensazioni di benessere. Indipendentemente da quello che accade o da quello che non accade, perché l'obiettivo deve essere quello comunque di stare bene. Io credo che dipenda dalla connessione del. Adesso si è interrotto perché la mia connessione adesso mi dà che funziona, quindi dovrebbe riprendere a funzionare. Vedete un attimino se siete collegati e quindi riprendo il discorso. Quindi il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di stare bene fondamentalmente e per stare bene dobbiamo riuscire a quindi a gestire le cose che ci accadono, quindi far accadere un modo, ripeto, quindi si parte dall'esterno per arrivare verso l'interno e di far accadere le cose che desideriamo. Questo è sicuramente un modo anche per aumentare l'autostima, deve essere un punto di passaggio, perché in realtà, come ho spiegato in altri video, il benessere deve stare dentro di noi, non dobbiamo farlo dipendere da situazioni esterne, però è anche importante, diciamo, fare cadere ciò che si desidera per poter fortificare la propria autostima e soprattutto rendersi conto di una cosa importante, che abbiamo un potere, il potere, quello che le Siddhi chiamano il potere di Maya, cioè il potere di far come dire, accadere, di costruire la nostra realtà. Il punto fondamentale è credere che, quindi credere a livello profondo, ma questo è un dato di fatto che è dimostrato in tutti i modi dalla fisica quantistica, ciò che noi desideriamo esiste almeno a livello potenziale. L'elettrone esiste a livello potenziale fin tanto che non andiamo a diciamo a farlo cadere, insomma, a far collassare la funzione d'onda, esiste potenzialmente dappertutto. Quindi noi potenzialmente possiamo sperimentare tutto. È ovvio che magari ci troviamo in una configurazione di realtà che può essere un po' distante dalla configurazione di realtà che desideriamo. Cioè, faccio un esempio, la configurazione di realtà che cos'è? È tutta una delle infinite possibilità che l'universo o il multiverso ha. Della nostra una configurazione di realtà. Magari noi desideriamo una configurazione di realtà molto diversa, quindi bisogna effettuare poi passare da uno stato all'altro quello che si dice salto quantico, cioè non basta una piccola variazione, bisogna proprio fare un salto quantico, un cambiamento d'orbita, come si direbbe in fisica quantistica. L'elettrone deve passare a un'orbita superiore. Quindi per fare questo salto quantico dobbiamo avere veramente la fede e la fiducia che quello stato lì esiste. Una volta che abbiamo acquisito queste, dobbiamo acquisirla come? Beh, intanto recitandola come un mantra, cioè tutte le mattine, soprattutto quando negli stati onirosimili e negli stati emozionali, quando la nostra parte emotiva diventa molto più sensibile, cioè negli stati che si chiamano ipnagogici, stati di ipnosi naturale, diciamo così, che sono nella fase di addormentamento e nella fase di risveglio. Ecco, in questi momenti noi dobbiamo, come dire, forzare una comunicazione con la nostra parte emotiva. Quindi dobbiamo crearci delle immagini, ad esempio, di quello che vogliamo ottenere, ripeterci dentro di noi ciò che vogliamo ottenere, provare a vivere la sensazione che vivremo una volta raggiunto ciò che vogliamo ottenere. Ecco, sfruttare gli stati ipnagogici serve per creare un terreno fertile, serve per creare una sorta di impronta. E l'impronta è molto importante perché andiamo a ricreare un imprinting fondamentalmente. Noi, tutti noi abbiamo vissuto degli imprinting nella fase infantile in modo inconsapevole. Ecco, sfruttare gli stati ipnagogici naturali vuol dire creare un nuovo imprinting fondamentalmente. Una volta che abbiamo creato questo stampino, questo imprinting, quindi abbiamo creato la forma, dobbiamo riempirla di contenuto. E il contenuto da cosa è fatto? Bene, affinché un evento, una situazione accada, ci vanno le cause e le condizioni affinché questa possa manifestarsi. Ma cause e condizioni,
Sì, ecco, mi fa una domanda, quindi anche durante lo stato meditativo, sì, anche durante lo stato meditativo, certo, io ho detto, possiamo sfruttare gli stati ipnagogici naturali che sono addormentamente risveglio, oppure se siamo in grado, se siamo capaci di entrare in autoipnosi o in meditazione, che poi lo stato di coscienza di fatto è lo stesso quando diventa ricettivo. Possiamo, diciamo, utilizzare quegli stati, oppure possiamo anche utilizzare altri stati fortemente tensionali, come ad esempio l'orgasmo. L'orgasmo è uno stato molto forte da un punto di vista emotivo, e per cui nell'orgasmo la mente, diciamo così, emotiva diventa molto più ricettiva, proprio perché sta vivendo un'emozione. Quindi possiamo sfruttare diversi stati naturali. Sì, ricordo un po' la legge dell'attrazione, in realtà è un, come dire, un inizio, cioè un'unione, diciamo così, tra fisica quantistica, legge dell'attrazione e stato meditativo, e ipnosi, se vogliamo, autoipnosi. Poi, tanto non c'è differenza tra autoipnosi e ipnosi, è tutta l'ipnosi è di fatto autoipnosi, cioè nessuno ti può, si dice, lui ti ipnotizza, ma come dire, è un po' la stessa differenza che c'è tra un cavallo e il cavaliere. Non è che il cavaliere dà l'indicazione al cavallo, poi è il cavallo che deve camminare, quindi l'ipnotista, ovvio, ti può facilitare il raggiungimento di uno stato di coscienza, poi sei tu che devi raggiungere lo stato di coscienza. Detti in altri termini, si può portare l'asino alla fonte, lì si può far vedere come bere, ma poi è l'asino che deve bere. E quindi, come dire, nessuno ti può prendere, diciamo, e salvare. Non riesco a spedire una lettera. Che c'entra con questo? Boh, mi scrivo, non riesco a spedire una lettera. Non so chi deve spedire la lettera, però. Quindi non è importante, diciamo così, l'ipnotista, se vogliamo, è importante saper gestire gli stati di coscienza e fare delle cose. Ripeto, l'asino poi deve bere da solo, non può bere quello che ha portato l'asino alla fonte. Ecco, quindi la cosa fondamentale che noi dobbiamo imparare a fare, quindi, è gestire i nostri stati di coscienza, produrceli, utilizzare quelli per creare, diciamo così, il presupposto di ciò che vogliamo ottenere. Quindi creiamo il primo stampino di ciò che vogliamo ottenere. Adesso dobbiamo, come dicevo, riempirlo di contenuti. Una volta che abbiamo creato la forma, manca il contenuto, ma la forma è importante. Perché noi prima dobbiamo creare la forma, prima di mettere il contenuto. Non è che se ho dell'acqua e voglio che assuma una certa forma di una certa bottiglia, ad esempio, creare una bottiglia con quella forma per poi versargli l'acqua. Non posso versare l'acqua e sperare che da sola, se non creo lo stampino, assuma quella forma. Quindi anche questo è molto importante. Prima dobbiamo creare la forma, dopo dobbiamo versare il contenuto. E il contenuto qual è? Il contenuto è, diciamo, sono le azioni, sono le cause e le condizioni per far accadere quella cosa che abbiamo capito che potenzialmente può accadere, di cui abbiamo creato la forma e lo stampino utilizzando gli stati mentali ipnagogici, e quindi le immagini della mente, l'autipnosi, e le azioni dobbiamo farle noi, ovviamente. È ovvio che si può anche, diciamo, utilizzare anche qua sempre gli stati mentali, cioè stato mentale di rilassamento, ad esempio, possiamo dare delle suggestioni per poter, diciamo, riuscire a fare quello che dobbiamo fare. Questo è importante. Cioè, se una persona non riesce a fare una cosa, oppure fa una cosa che non vorrebbe fare, in stato di autoipnosi, possiamo indurre la persona, dare la forza, dare l'energia alla persona a fare quella cosa o non fare quell'altra cosa. Ma sta lettera d'amore, io adesso leggo Teresa, a chi cavolo devi mandarla? Cioè, non capisco perché parliamo della lettera d'amore, a chi devi spedirla, che vuoi mai se scrivi qua? No, io lo dico simpaticamente perché non riesco a capire
come dire, sembra un messaggio off topic. Ah, cosa vuol dire la natura che non riesce a spedire la lettera? E vuol dire che non devi spedirla, butta via sta lettera, anzi, bruciala e non ci pensare più. Brucia questa lettera perché l'universo ti dice che non dovevi mandarla, quindi bruciala, tagliala, fottitene. Oppure cambia nome e mandala a un'altra persona. Mandala a me, non lo so, mandala a un tuo amico, chi vuoi, insomma, mandala a qualcun altro, non a quello. Allora, quindi, tornando al discorso di prima, quello che bisogna appunto imparare a fare, volevi far colpo. Allora, quello che bisogna imparare a fare è quello di fondamentalmente fare delle azioni. Dobbiamo fare delle azioni, se vogliamo far cadere quello che vogliamo che accada, dobbiamo prima creare, ripeto, la forma, lo stampino attraverso tutto quello che ho detto. Poi dobbiamo fare delle azioni che vadano in quella direzione. E le azioni sono modificabili, ovviamente, no? Per tutto ciò che magari non ci dà il risultato sperato, possiamo leggermente modificarlo e in modo sperimentale. Dobbiamo entrare veramente a quel punto lì nell'ottica di uno sperimentatore. Tanto una volta creato lo stampino, prima o poi, come dire, faremo 100, no? Possiamo versare l'acqua da tante parti, però poi beccheremo 100 e riusciremo a riempirlo completamente. La Luca mi dice perché non mi rispondi, ma se non so la domanda, come faccio a rispondere? Non so qual è la domanda, no? Me la sono persa probabilmente, ma non so rispondere. Tutti sono, cioè, non so rispondere, non ho letto la domanda. Io rifarò una, grazie per Logic. Sì, ma adesso è un po' off topic, stiamo parlando di un altro argomento. Le domande, diciamo, sulla cosa, fatemele, magari dopo lascio un po' di spazio alle domande, però adesso fatemele sul tema. Poi magari prima di chiudere, 5 minuti prima, provo a rispondere alle domande se me ne fate, così do un po' di spazio a voi. Giustamente. Finisco solo 2 minuti questo tema e poi do spazio alle domande che volesse farle. Allora, quindi, detto questo, anzi, poi farò una chat, proprio una live solo sulle domande. Allora, quindi, tornando al discorso di prima e concludo, quindi le azioni dobbiamo avere la forza per farle. Perché intanto, una volta che abbiamo creato lo stampino, come dire, ci verrà naturale e spontaneo capire cosa dobbiamo fare. Dobbiamo avere la forza per farlo. Anche qua possiamo utilizzare stati ipnoidi, diciamo così, per ottenere quello che vogliamo ottenere. E in questo modo le cose accadranno. Quando c'è forma e contenuto, andremo a sperimentare ciò che desideriamo sperimentare. Accadrà, provare per credere, come diceva una famosa pubblicità, e vedrete che otterrete ciò che volete ottenere. Ultima cosa, bisogna ovviamente in tutto questo mantenere il distacco dal risultato, non diventare bisognosi da ciò che vogliamo ottenere, altrimenti otterremo esattamente il contrario, perché avremo una sfera emotiva che si opporrà fondamentalmente, ci farà ottenere esattamente il contrario di quello che vogliamo ottenere. Ok, adesso volevo lasciare un po' di spazio a voi che ciucciare, dovrebbe ripartire lo streaming. Eccolo qua, oltre a inciuciare, lo streaming è ripartito, c'è stata una piccola interruzione, quindi vi chiedo di, diciamo, di farmi qualche domanda, 5 minuti rispondo. Io sapevo un metodo per realizzare un desiderio, visualizzare la mente, renderlo concreto con un disegno. Sì, quello va fatto però. Sì, ipnopompico, ipnagogico è la stessa. Certo, sono tutti modi per, diciamo, va bene il disegno, va bene tutto. L'importante è lo stato di coscienza. Se tu lo fai in uno stato di coscienza, in cui sei, diciamo, se tu lo fai in uno stato di coscienza in cui sei, diciamo, nello stato di veglia non funziona nulla, devi creare prima lo stato di coscienza. Lo stato di coscienza è il terreno fertile e poi dopo tutto quello che metti attraverso disegni, immagini, eccetera, è il contenuto. Vediamo altre domande. No, è corretto. Ipnopompico, ipnagogico, sono, sa cosa significa stati ipnoidi fondamentalmente, stati di coscienza in cui,
la mente diventa molto più ricettiva. Allora, vediamo altre domande. Ma come taglia porto? Ma come che taglia porto? Non mi arrivano le notifiche. No, domande. Non ci sono domande e quindi non ci sono domande e quindi vi saluto. È sparito tutto, nessuno scrive più. Non so se risulta offline. Boh, non so come mai. Roberta, me l'ho già fatta. Dimmi tutto, Roberta, me la sono persa. Buon pomeriggio. Aspettavo la domanda di Roberta, se no mi scollegavo e vi salutavo. Ma è ok, Irma sente. Bene, non vedo domande. Non è che cambiare il mio modo di pensare Massimo più che il destinatario. Beh, certo, il modo di pensare, se vuoi ottenere risultati diversi, serve pensiero, decisione, azione. Pensiero, decisione, azione sono tre fattori fondamentali per ottenere ciò che vogliamo ottenere fondamentalmente, perché se resta solo lo stato di pensiero, sì, fatemi la domanda, ancora 2 minuti, mi è difficile desiderare senza provare emozione, ma infatti è positivo provare emozione, non bisogna provare, come dire, l'emozione non deve diventare un bisogno, anzi, desiderare con emozione è fondamentale, anzi, strutturiamo apposta il tutto per provare emozione. Ho detto che uno si procura addirittura un orgasmo per provare emozione, per cui provare emozione è fondamentale, altrimenti non semina nessuna parte. Quindi, nei molti rituali, ad esempio, si deve comunque introdurre un'emozione attraverso un orgasmo, ad esempio, questo è un esempio. Oppure attraverso altre emozioni che uno può vivere, però provare l'emozione è fondamentale, altrimenti senza emozioni non riusciamo a fare nulla, insomma. L'emozione è un po' la benzina. Bene, la solitudine può essere destinica, il destino non esiste, quindi neanche la solitudine esiste, il destino non esiste. Esiste, cioè, se noi ce lo creiamo praticamente attraverso le nostre azioni, il destino, quindi può essere un imprinting la solitudine e quindi te la vai a ricercare, te la vai a creare, ma non è che te l'ha mandata Gesù Bambino o un qualcun altro, è un qualcosa che ti vai a creare tu, cioè tutto ciò che sperimentiamo ce lo creiamo fondamentalmente. In qualche modo siamo creatori, se vogliamo definire la parola destino del nostro destino. Credi nel colpo di fulmine, ma non si tratta di credere o di non credere. Quando tu identifichi, la tua parte emotiva identifica una persona che ti dà subito un forte, diciamo, quid emotivo, quello lo vivi come colpo di fulmine. Cioè, la persona diventa simbolo, rapidamente, diciamo così. Questo è il colpo di fulmine, è un fatto tecnico, non si tratta di credere o di non credere. Luca, io che fai con i ragazzi per logica? Beh, con i ragazzi per logica devi dargli motivazione. Se la ragazza per logica non ti vuole più è perché tu da un punto di vista logico-razionale non le vai bene. Hai qualcosa che non va per lei, ovviamente. Perché magari ti può vedere troppo povero, troppo ricco, troppo bello, troppo brutto, troppo alto, troppo basso, non lo so. Socialmente non idoneo, insomma, c'è un motivo sempre. Le persone per logiche hanno sempre a che fare con dei motivi. Non, difficilmente può essere anche una questione emotiva, ma soprattutto c'è, devi andare a capire qual è il motivo e in qualche modo ristrutturarglielo a lei. Fargli una ristrutturazione anziché ristrutturarti te, devi ristrutturare lei. Ti ho scritto sopra, ma non l'hai letta. Roberta è destino, tornando. Che non leggo le tue scritte, però se mi avessi scritto di nuovo, anziché fare un copia e incolla, qua c'è uno che dà delle indicazioni. Ragazzi, devo salutarvi e a presto. Ciao.